Sono Francesco Belvisi, ho 37 anni, sono originario di Pantelleria, ma da molti anni vivo a Palermo. E io non ho mai completato l'ultimo esame di ingegneria, però ho fatto, diciamo, vabbè, ho fatto tutte le superiori, ho fatto quasi tutto il corso su ingegneria qui a Palermo. Io sono sempre dedicato a lavori fin dai primi anni di università, ma più disparati. Ho aperto la prima azienda come cantiere nautico a 24 anni. L'azienda che amministro si chiama IAM SRL e in questo momento non ha una dipendenza, tutte collaborazioni occasionali, e ci sono circa 4 persone che lavorano con l'azienda, ma dipende dai periodi. Noi siamo una struttura molto flessibile, ci appoggiamo a cantieri esterni e ci occupiamo soprattutto di progettazione e di messa in rete fra artigiani, progettisti e stabilimenti produttivi. Dunque, un'azienda di questo tipo è un'azienda molto piccola in cui curo sia la parte, coordino la parte tecnica e amministrativa, quindi sono amministratore, ma diciamo sono anche il responsabile tecnico dell'azienda. Dunque, io mi occupo di tante tecniche diverse di costruzione, quindi da tecniche molto innovative, non ancora utilizzate, legate alla stampa 3D, legate alla fabbricazione in fibra di carbonio, legate alla generative design e alla progettazione, ma in passato abbiamo anche fatto diversi restauri e costruzioni ex novo in legno. In generale l'approccio che ho avuto è stato quello di non rivolgermi per fare la parte progettuale, non rivolgermi a altri cantieri, altri artigiani, eccetera, ma studiarmi da manuali di settore che sono completissimi. Magari ti spiego tutte le questioni sul legno, c'è una letteratura sconfinata su come costruire imbarcazioni in legno. E poi per ottenere lo stesso risultato spesso mi sono avvalso di strumenti di taglio a controllo numerico o tecnica di manifattura più moderna, ma proprio per semplificare il processo, ma mantenere lo stesso risultato. Come sai, dico il mastro d'ascia, si chiama così perché all'inizio si usava l'ascia, ma oggi l'ascia non lo utilizza nessuno perché si utilizza la sega a nastro o altri strumenti moderni, quindi l'automazione di processo, macchine di taglio semplificano naturalmente il lavoro. Quindi non sono mai andato da bottega da qualcuno perché non sono stato a provare le cose che studiavo sempre. Ma è sempre stata una mia passione da bambino, quindi penso un legame col mare, il fatto che le barche sono sempre stati degli oggetti che mi hanno sempre affascinato, attratto sia per l'aspetto di navigazione, ma anche per l'aspetto tecnico e di progettazione, quindi sono degli oggetti molto belli e complessi da elaborare e costruire, devo dire. Io penso una delle cose più belle a mare che ho fatto tempo fa è stata ritornare a Pantelleria su una barca che ho disegnato e costruito, tornare via mare, dico, beh, è una cosa stupenda, no? Quindi è sicuramente una bella motivazione quella di costruire un oggetto che poi prende forma e ha una sua vita autonoma. Del resto le barche sono gli unici oggetti che hanno un nome, serve una grandissima attitudine alla sperimentazione, allo studio, al voler provare elementi nuovi. Diciamo, la maggior parte dei cantieri propongono sempre progetti molto simili agli altri cantieri, quindi raramente c'è molta innovazione né di processo né di design né di proprio di prodotto. E quindi sicuramente
se non si ha, diciamo, se non si hanno delle spalle molto solide, cioè si fa parte di una famiglia di cantieri alta importante, cioè, probabilmente la cosa migliore è spingere nuove soluzioni, nuovi sistemi, perché c'è un grande margine per migliorare i processi e reinventare una serie di soluzioni che oggi si presentano perché ovviamente è molto più facile automatizzare, robotizzare, creare nuove soluzioni per costruire imbarcazioni in maniera più efficiente ed economica. Spesso è ancora molto costoso creare un progetto da nulla, sembrano grandi investimenti. Guarda, ti posso dire la cosa che più mi manca stando in Sicilia è proprio un approccio che manca totalmente inizialmente in Sicilia, quello di lavorare all'interno e assieme a aziende molto strutturate, cioè perché qui sei molto lontano da tutti, non è molto difficile sviluppare progetti di innovazione se sei lontano da distretti che si occupano di nuove tecnologie, di nuovi materiali, di automazione, di robotica. Questa è la cosa che vedo più lacunosa nel nostro territorio. E del resto mancano totalmente un approccio delle istituzioni, delle politiche locali a investire, orientare in questo senso, perché sono fattori abilitanti non soltanto nella barca, ma in tutto quello che riguarda lo sviluppo di nuove tecnologie. Adesso devo dire, sicuramente Arca è da questo punto di vista molto avanti rispetto a quello che c'è in Sicilia, però è ancora troppo poco. Molto spesso ti trovi a lavorare, a confrontarti con realtà che in molte condizioni ti truffano più che risolverti i problemi o rallentano molto dei processi. Quindi alla fine ti trovi in difficoltà perché l'unico modo in cui riesci a lavorare bene è lavorare con aziende lontane da qui. Mi riferisco soprattutto a un tema legato all'innovazione. L'abbiamo fatto l'autodidatta, ma sono andato a cercare le aziende che avevano le tecnologie che mi interessavano di più, convincendole a sponsorizzare il mio progetto. Quindi non penso esista un workshop che ti danno i principi delle nuove conoscenze. Certo, penso che diversi progetti che abbiamo fatto in passato, il fatto di comunicare bene un concetto, un'innovazione, trovare una modalità in cui riesci a coinvolgere un'azienda è sicuramente cruciale. Devo dire, in passato, da alcune figure che erano molto brave in comunicazione, molto brave nel presentare bene un progetto e strutturarlo, sicuramente sono stati molto utili per il successo dello stesso. Io non conosco quello a livello italiano, so che credo a Venezia, in alcune parti dell'Italia ci sono delle cose interessanti. Da quello che ho potuto vedere dalla gente che è tipo eccetera, il mio giudizio è pietoso, cioè c'è una potenzialità di fare delle cose belle, creative, di sviluppare i prodotti, di coinvolgere delle persone su fare, creare qualcosa anche di sfidante, mentre credo che ma credo la formazione in Sicilia, sia nell'aeronautica, ma in altri settori, sia stato un totale fallimento. Quindi purtroppo queste cose vengono gestite spesso con logiche di assistenzialismo o di. No, no, non c'è veramente. Il risultato è ai nostri occhi, non c'è nulla di interessante e innovativo che si sviluppa soprattutto generato da queste possibilità. Eppure il margine ci sarebbe, cioè noi abbiamo fatto un'attività formativa per costruire, qui abbiamo lavorato su costruire questa imbarcazione ed è una cosa che ha dato anche dei bei risultati, anche come posizioni dei ragazzi che hanno avuto successivamente in altri ambiti. Però la mentalità, non c'è una mentalità imprenditoriale nei corsi che vengono sviluppati questa attività formativa, la formazione della regione. E non c'è neanche la mentalità a coinvolgere designer, imprenditori, cioè se uno vuole fare un corso, probabilmente meglio lo va a fare strapagato in Nord Italia o al Politecnico. Ma la cosa interessante che fa rabbia è che in Inghilterra, negli Stati Uniti, ci sono dei corsi per
Bastri Dash, esperti in materiale composito e motoristi, che durano 6 mesi, che sono costosissimi, e quando esci da lì hai una qualifica nelle mani. I corsi che vengono fatti qua non sono minimamente qualificanti in questo senso, e io dico che se io devo trovare un motorista, un esperto in laminazione o un giovane che lavora in legno, non li trovi. Sì, mi ha organizzato un corso, mi è capitato spesso di fare delle lezioni, soprattutto dei seminari anche fuori dalla Sicilia, e anche partecipare a convegni. Ho fatto, diciamo, l'attività più duratura che ho fatto è stata con un coinvolgimento con i ragazzi Nautilat, un progetto che abbiamo fatto al Fab Lab School, in cui i ragazzi hanno imparato a lavorare le macchine a controllo numerico, a lavorare con i robot, a imparare a utilizzare i materiali compositi, a trovare nuove soluzioni nel campo della meccanica, e l'ho proprio coinvolto in maniera partecipata nello sviluppo di una attività di ricerca e sviluppo, e questo allora li ha entusiasmati tanto, quindi è stata una cosa. Sì, cioè, li spronavo su degli aspetti che in ogni caso li stavo conducendo, e quindi lasciavo anche una serie di punti aperti, una serie di elementi sui quali potevo confrontarsi sia manualmente sia dal punto di vista progettuale. Guarda, io ho progettato tante cose diverse, nel senso che ho progettato dei pescherecci d'acciaio di 24 metri, da barche, ho fatto tempo fa delle barche a vela, ibrido gommone a vela per principianti, ho fatto adesso sto facendo una barca in fibra di carbonio destinata a delle regate. E ho costruito una lancia di pantelleria, dopo che era morto 10 anni, da 10 anni l'ultima mastro lascia, e ho fatto proprio un lavoro di ricerca, di ricostruzione di tutte le geometrie esistenti per riportare in vita una barca della quale non esistevano più i progetti. Quindi sì, diciamo, l'ultima lancia pantesca, che ho mai riconosciuto dal RAEE, il registro dei materiali dell'UNESCO, che rischiava. Bene, che rischiava di disperdersi, l'ho riportata in vita, coinvolgendo una serie di sponsor e partner dell'iniziativa, tra l'altro con un lavoro molto rigoroso nel termine di recuperi di forme, dei materiali. Allo studio sono state utilizzate le tecniche un po' più moderne legate alla fabbricazione digitale per ricostruire alcune parti della barca. Purtroppo, dopo aver fatto questa costruzione, sono dovuto scontrare con una mentalità locale abbastanza chiusa, che ha paura di avere una barca nuova perché può essere un avversario in più alle regate, ma questa è una cosa che va messa in conto una comunità piccola. No, dico, c'è un problema generale sulla costruzione delle barche tradizionali, perché non si trovano più una serie di qualità stagionate in un certo modo e soprattutto curvate in un certo modo. E sapere che una volta si facevano crescere gli alberi storti proprio per seguire alcune parti delle costruzioni, quindi mettevano dei pesi sugli alberi in modo che nel corso degli anni tutti questi rami storti servivano a fare la prua, i fianchi, eccetera. Detto questo, oggi ci sono un sacco di colle che ti aiutano a superare una serie di problemi e comunque anche sfruttare una fibra, diciamo, molto più continua. È vero che molte qualità più esotiche, anche per fortuna, non sono più utilizzate, ed è anche molto più difficile trovare dei legni ben stagionati, con delle qualità e caratteristiche di stabilità. Quindi ogni tanto si trovano delle cose, però niente, non è sicuramente facile trovare del legno destinato alla costruzione di imbarcazioni, ma proprio perché è un mercato che è finito, cioè non c'è nessuno che costruisce barche in legno, nessuno, tantomeno, che è in grado di vendere, tranne le poche eccezioni, diciamo. Mentre in Francia hanno un approccio un po' più interessante da questo punto di vista, sono capaci ancora a fare imbarcazioni da zero, che stanno sul mercato perché c'è una cultura delle imbarcazioni tradizionali, perché viene apprezzato di più la costruzione in legno, diciamo che è sicuramente una costruzione più costosa di una costruzione in carbonio, cioè, siccome
tipologia di lavoro, come tipologia di impegno, magari una costruzione comunque sempre più raffinata. No, dico, ovviamente la cosa sulla quale io spingo di più e secondo me la chiave per poter rinnovare di un settore è quella proprio della mantenere sempre una forte parte digitale all'interno dello sviluppo di un prodotto. Diciamo, l'estremo è la stampa 3D. Spesso i cantieri non lavorano con alcuni cantieri lavorano proprio senza manco progetti, tipo delle forme, anche in meschi astrodasce che fanno le forme a sentimento. Dico, ovviamente non esiste in un contesto molto qualificato, tutti i settori più prestanti che fanno grandi numeri, questo approccio è diffuso, spesso nei piccoli cantieri questo approccio manca. Poi sarebbe bene per me avere sempre un approccio legato alla sostenibilità, alla riduzione degli inquinamenti, ho fatto tutto un sacco di lavoro su questo in passato. Anche 3 anni, quindi ovviamente non lavorando c'è tempo pieno. Tempo mio da lì perché abbiamo fatto un kit di una barca che si monta in 2 giorni e va a mare, fine settimana. Si chiama Lia, è fatta 4 pannelli di compensato, 3 metri, tu la monti con delle colle, già tutto pretagliato. Abbiamo fatto un workshop al Sole dei Bambini di Milano su questa cosa. Hai tutti gli spicchi, incolli tutto, giunti, vernici e va a mare. Abbiamo costruito una con dei ragazzi al cacciamione di Catania lì. In passato abbiamo venduto, in questo momento non stiamo facendo le barche per terzi, ma fino a poco tempo fa abbiamo prodotto altre imbarcazioni, fino a 1 anno e mezzo fa, e quindi sì, occasionalmente, però noi siamo più tesi sulla parte di servizi di progettazione o alcune. In questo momento è più facile lavorare per terzi per operazioni di ricostruzione di parti, refitting, sostituzione componentistica, interventi più o meno grossi su barche esistenti, perché diciamo sul contesto locale non è diffusissimo, cioè facciamo o allestiamo one off, una costruzione da zero per realizzare un prototipo, ma non abbiamo uno stabilimento industriale per costruire imbarcazioni in serie, quindi siamo molto su prodotti e soluzioni ad hoc per determinate richieste. Soprattutto l'azione direi di più esteri, secondo me, di Compercamp. Per far crescere la nostra azienda c'è bisogno di una maggiore attitudine agli investimenti sull'innovazione, una maggiore accessibilità di aree attrezzate, distretti industriali, zone dove è più facile fare crescere un'azienda. Idealmente ti potrei dire se ci fossero delle agevolazioni sullo sviluppo di imprese innovative. Ne possiamo parlare di una vita, ma quello che fa veramente rabbia è il strapieno di spazi in totale abbandono gestiti dalla regione, che potrebbero essere valorizzati per favorire le società che si occupano di innovazione. In realtà alle volte vengono affidati anche con criteri così anche ad associazioni che poi non valorizzano lo spazio. Cioè bisogna tenere conto che le aziende, se vuoi creare lo sviluppo, devi sostenere delle aziende che si occupano di innovazione, e spesso queste aziende non hanno né i capitali alle spalle né sono solide per poter crescere, quindi o trovo delle agevolazioni che possono, o trovo degli investimenti, ma diciamo investimenti a livello locale non esistono. Ho parlato in più occasioni con investitori, ma certo trovare degli spazi dove una piccola azienda può crescere, una piccola azienda si occupa di innovazione, sicuramente sarebbe una cosa sensata da parte delle amministrazioni locali, che non fanno comunque. Io penso che nel tempo la mia sensazione è che i piccoli artigiani poco qualificati difficilmente riusciranno a stare sul mercato. Penso che
da un lato ci sarà sempre più ricerca e necessità di avere artigiani molto capaci, soprattutto in lavorazioni di legno, lavorazioni particolari, perché sono effettivamente difficili da reperire, ed è difficile avere una qualità di prodotto molto, molto buona. Considerate che spesso la qualità che c'è in Italia non c'è in altre parti del mondo, sono veramente gli artigiani, soprattutto devo dire i vecchi artigiani, perché artigiani giovani, bravi, io non ne conosco. Quindi probabilmente questo puntivista viene a pensare che tendrà a perdersi questa qualità che ha distinto l'Italia nel tempo, perché non la stiamo mantenendo, non c'è una continuità da questo punto di vista. Mentre dall'altro lato penso che ci saranno sicuramente più automazioni di processo in cui sarà più facile produrre degli oggetti personalizzati, quindi generare un nuovo prototipo dal nulla, sarà una cosa molto più facile, fattibile, e noi già lo stiamo facendo perché stampiamo in 3D le barche, quindi è una cosa totalmente nuova. Quindi penso ci sarà sempre una maggiore presenza di automazione e di digitale all'interno anche dei piccoli cantieri. La maggior parte del fatturato lo fanno le grandi imbarcazioni, cioè appunto magari sopra i 24 metri, ma quello è quello su quale l'Italia è molto forte. No, non faccio raccomandazioni, consiglio, se...